protestantesimo. I migranti che vengono da noi ci rubano il lavoro. Sono pericolosi. È un'invasione di musulmani. Ci sono troppi extracomunitari. Li trattiamo meglio di noi e hanno anche i telefonini. Chiacchiere da bar sport, certamente, ma sarebbe stupido negare l'esistenza del problema. Le nostre società stanno cambiando e ogni cambiamento porta sempre con sé una buona dose di paura e di incertezza. Cosa ne vogliamo fare? Cavalcare la paura, come fanno alcuni politici che sperano in questo modo di vincere le prossime elezioni? Oppure cercare di mitigarla attraverso un'informazione che si basi sui fatti e non sulle chiacchiere? Noi abbiamo scelto questa strada e vogliamo farlo attraverso un'informazione corretta che parte dalle cifre reali di questa immane tragedia del nostro tempo. Il fenomeno migratorio è un fenomeno complesso, stratificato. Non è sufficiente la sola percezione che ne abbiamo girando nelle città, nei quartieri o nelle cittadine più piccole dell'Italia. Servono dei dati concreti su cui ragionare. Ecco perché un dossier statistico vuole ripresentare annualmente come cambiano i numeri delle persone migranti nel nostro paese. Solo sui numeri siamo in grado di fare politiche, formazione e comprendere cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Insieme si può. Alla grande manifestazione nazionale delle donne contro la violenza c'erano anche le donne evangeliche che hanno lanciato una sfida agli uomini. Insieme si può vincere la violenza. È un impegno che dura da tantissimo tempo, non è una cosa di oggi e le nostre chiese, non solo le donne ma tutti quanti ci dobbiamo impegnare in questa battaglia che è una battaglia veramente di civiltà nel senso pieno del termine. E infine Alfabeto Cristiano, la rubrica di alfabetizzazione biblica. Siamo arrivati alla S di speranza. Seguiteci dunque in questa puntata di Protestantesimo in onda su Rai 2 domenica 4 dicembre a 00:45, poi in replica lunedì 5 all'1:50 e infine lunedì 12 dicembre alle 7:20 del mattino, sempre sulla seconda rete Rai.